Allora, supponiamo che diciamo, questo serbatoio non sia in plexiglass, non è detto, cioè i serbatoi che abbiamo in laboratorio, ovviamente noi li facciamo trasparenti, quindi siamo in grado di vedere il livello dell'acqua dove arriva, però normalmente non lo sono i serbatoi, diciamo quelli normali che a servizio sono... ovviamente non sono trasparenti, quindi se io metto un tubicino all'interno del serbatoio, all'esterno del serbatoio, un tubicino trasparente, dove arriva secondo voi il livello dell'acqua nel tubicino? Allo stesso livello, quindi questo strumento, cioè questo tubicino, che è uno strumento molto rudimentale, si chiama appunto piezometro, perché ci consente di calcolare, di misurare la pressione all'interno di un serbatoio, perché diciamo, se questo è un piano orizzontale, io so che la pressione nel punto 2 è uguale alla pressione, diciamo, nel punto 3, e la pressione nel punto 1 è uguale alla pressione nel punto 4, proprio perché si tratta dello stesso liquido. Quindi io so che nel punto 4 e nel punto 1 la pressione relativa è nulla, e quindi nel punto 2 e nel punto 3 la pressione è data proprio da gamma per H. Quindi questo tubicino, però allora questo è abbastanza, diciamo, ovvio se volete, però i serbatoi possono essere anche chiusi, non è detto che sono per forza aperti superiormente, cioè spesso nei serbatoi, soprattutto quelli a servizio degli impianti di distribuzione idrica, cioè degli acquedotti, sono serbatoi a pelo libero, nel senso che sono chiusi perché ovviamente non è che ci deve piovere dentro, però abbiamo sul pelo libero pressione atmosferica. Però invece possiamo avere anche dei casi di serbatoi che sono chiusi, dove non abbiamo pressione atmosferica, che per esempio sono in pressione, cioè all'interno del serbatoio ho una pressione maggiore o può essere anche minore della pressione atmosferica. Cioè se io vado, ho un serbatoio chiuso contenente un certo liquido gamma e vado a mettere un piezometro, supponiamo che il liquido all'interno del piezometro arriva a questo livello. Ora, secondo voi, quindi, in questo serbatoio com'è la pressione rispetto alla pressione atmosferica? Maggiore, cioè in tutti i punti, anche qui, io ho una pressione maggiore della pressione atmosferica. Se per caso, vabbè, poi lo vediamo in seguito, vabbè, io potrei avere anche diversi liquidi all'interno del serbatoio, vabbè. Comunque, giusto per mostrarvi che non è detto che il livello più alto deve avere per forza pressione atmosferica. Se il serbatoio è chiuso e il piezometro mi indica questo livello, allora sul tetto del serbatoio ho una pressione maggiore della pressione atmosferica. In situazioni di questo tipo, anziché usare un piezometro, cioè se ho una pressione molto alta in questo punto, per misurarla con un piezometro dovrei avere un tubicino molto alto,
cioè proprio è una cosa un po' scomoda, no? Se sto all'interno, avere un tubo di diversi metri. Allora si usa un altro strumento che è molto simile al piezometro, che si chiama manometro semplice. C'è sempre il tubicino, però all'interno di questo tubicino ci sta anche mercurio, cioè c'è un altro liquido più pesante dell'acqua, quindi normalmente mercurio. Vediamo come si fa, cioè, quindi abbiamo detto questo è uno strumento per misurare la pressione all'interno del serbatoio. Quindi supponiamo di voler calcolare la pressione nel punto A, leggendo il livello al manometro. Ragioniamo sempre in termini di pressioni relative. Quindi io so che nel punto R, da dove parto? Devo partire dal punto dove conosco la pressione, e nel punto R so che la pressione relativa è nulla, perché è aperto il tubicino, quindi ho pressione atmosferica. A questo punto mi posso calcolare la pressione, diciamo, in un punto N che si trova alla stessa quota di M. M è il punto di separazione tra i due liquidi. Quindi posso dire che P con N è uguale a P con R, che vabbè, però lo so già che è uguale a 0, più gamma però del mercurio, perché qui dentro ho mercurio, per, indichiamo questo dislivello con delta. Quindi P con N è uguale a gamma del mercurio per delta. Per quello che ho detto, no? Allora, M, diciamo, è un punto di interfaccia, cioè M è un punto che appartiene sia al mercurio che all'acqua. Quindi io posso applicare, diciamo, la legge di Sevino tra M ed N, cioè P con M è uguale a P con N, perché stanno sullo stesso piano orizzontale. Il mio obiettivo, vi ricordo, è calcolare la pressione in A. Allora, io però posso scrivere che P con N è uguale a che cosa? Applico la legge di Stevino tra il punto A e il punto M, perché si trovano nello stesso liquido, cioè appartengono tutti e due
all'acqua. Allora posso dire che P con M è uguale a P con A, che si trova a una quota maggiore, più gamma dell'acqua per questo dislivello, chiamiamolo D. Allora, da questa relazione, cioè P con M uguale a P con L, posso scrivere P con A più delta D, gamma D, deve essere uguale a P con N, cioè gamma del mercurio per delta. Quindi P con A sarà uguale a gamma del mercurio per delta meno gamma D. Quindi quando io dallo strumento, cioè dal manometro, vado a leggere, a misurare delta e D, sono in grado di calcolarmi la pressione in A. Quindi leggo, cioè D lo conosco, cioè D e delta li vado a leggere vicino al cubicino, e quindi calcolo in questo modo la pressione A. Ovviamente i pesi specifici dei due fluidi li conosco, e quindi questo mi dai livelli raggiunti all'interno del tubicino sono in grado di calcolare la pressione all'interno del serbatoio. Ovviamente non solo nel punto A, in tutti i punti del serbatoio. Perché se io conosco la pressione in un punto, sono in grado di calcolarmi la pressione in qualsiasi altro punto. Cioè io basta che ho un punto di pressione nota, sono in grado di calcolarmi la pressione in tutti i punti del mio volume. E questo è il manometro semplice, che quindi consente di misurare la pressione. Poi c'è un altro tipo di manometro, cosa, ragazzi, scusate, ovviamente domanda, diciamo, posso applicare la legge di Sevino tra questi due punti, cioè posso dire che questi due punti, che ne so, P e Q, hanno la stessa pressione? No, ok, perfetto, abbiamo capito, perché sono due fluidi diversi. Scusate.
ovviamente, se guardate un attimo la figura, possiamo avere anche situazioni un po' più complesse, diciamo, di quella che abbiamo visto, cioè situazioni in cui abbiamo la presenza di più liquidi, cioè nel tubicino che è collegato al serbatoio abbiamo per esempio in questo caso acqua, olio e mercurio. Anche in questo caso, diciamo, per calcolare la pressione all'interno del serbatoio si deve procedere come abbiamo visto prima, cioè partendo dal punto in cui la pressione è nota, cioè dal pelo libero del mercurio nel tubicino. Poi a ritroso si calcolano tutte le pressioni, quindi si calcola la pressione nel punto N, che poi è uguale alla pressione nel punto M, poi si calcola la pressione nel punto T, attenzione che ovviamente tra T e M dovete usare il peso specifico dell'olio, poi la pressione nel punto T e la pressione nel punto S sono uguali, quindi calcolata la pressione del punto S poi si può calcolare la pressione in qualsiasi altro punto del serbatoio, cioè anche se lo schema è un po' più complesso, il modo di procedere è sempre lo stesso. Dovete fare attenzione però ovviamente a usare i pesi specifici giusti. A questo punto vediamo il manometro differenziale. Il manometro differenziale collega due serbatoi. All'interno del tubicino che collega i due serbatoi abbiamo sempre mercurio. Il manometro differenziale serve a misurare la differenza di quota piezometrica tra due serbatoi. Per calcolare la differenza di quota piezometrica, adesso vediamo, cioè abbiamo un punto A, poniamo un punto B, C e D. Cioè questo strumento mi consente di calcolare la differenza di quota piezometrica tra questi due serbatoi, cioè la quota piezometrica del serbatoio A è uguale, abbiamo detto, Z con A più P con A su gamma.
la quota piezometrica nel serbatoio D è uguale, abbiamo detto, a z con d più p con d su gamma. Usando questo, diciamo, strumento, io sono in grado di calcolare questa quantità. Dobbiamo procedere sempre allo stesso modo, cioè come abbiamo fatto prima. Ovviamente però qua non c'è nessun punto con, diciamo, pelo libero, cioè a pressione atmosferica, il sistema è chiuso. Però possiamo legare la pressione nel punto A e la pressione nel punto B, per dire. Quindi possiamo dire che P con B è uguale a P con A più gamma Z con A meno Z con B. Poi mi prendo un punto E che si trova sul suo stesso piano orizzontale di B. Allora io posso calcolare P con C in funzione di P con D, legare P con C a P con D, giusto? Quindi posso dire che P con C è uguale a P con D più gamma ZD meno ZC. E posso poi calcolare a questo punto P con E, come P con C più gamma però del mercurio ZC meno ZE. Quindi ricordatevi, quando abbiamo due fluidi immiscibili uno sopra l'altro, per esempio sotto mercurio sopra acqua, e devo calcolare la pressione in E, devo, diciamo, prima calcolare la pressione in C, cioè con le applicare il stevino tra i due punti dello stesso liquido, poi riapplico il stevino tra il punto C e il punto E. Non posso fare collegare direttamente P con E e P con D, proprio perché ci sono due pesi specifici diversi. Però a questo punto posso scrivere che P con E è uguale quindi a P con D più gamma ZD meno ZC più gamma del mercurio ZC meno ZE. Io però so da questo che P con B e P con E hanno la stessa pressione, cioè P con B e P con E sono uguali, quindi posso uguagliare le due relazioni che ho trovato, quindi che praticamente P con A più gamma Z con A meno Z con B è uguale a P con B più gamma Z con D meno Z con C più gamma del mercurio Z con C meno Z con E. A questo punto divido tutto per gamma del fluido.
io devo calcolare questa quantità. Ok, quindi ho z con a più p con a diviso gamma, e sono questi termini qua. Ok, meno zd più, ho messo il meno fuori la parentesi, quindi p con d diviso gamma, e questo è uguale, no, è uguale, attenzione, mi è rimasto zb che passa dall'altra parte meno zc, e poi ho più gamma del mercurio diviso gamma per zc meno ze. Ok, quindi questa differenza di quota piezometrica nel serbatoio A e nel serbatoio D è uguale a questa quantità, cioè ZB meno ZC, è uguale a meno delta. Mi trovate? Sì e D. Cioè delta è uguale a zc meno ze. Vabbè, ricordatevi che ze e zb sono uguali. E quindi questo è proprio meno delta. Quindi ho gamma g diviso gamma per delta, dove delta, quindi abbiamo detto, è zc meno ze, meno delta. Quindi questa, la differenza di quota piezometrica, è data da gamma g meno gamma diviso gamma per delta. Ok, quindi per, diciamo, questo strumento mi consente di calcolare la differenza tra la quota piezometrica dei due serbatoi leggendo delta. Cioè io leggo il dislivello delta e sono in grado di calcolarmi la differenza tra la quota piezometrica dei due serbatoi. Allora, io ho continuato a dire quota piezometrica dei due serbatoi. In realtà io ho calcolato la quota piezometrica nel punto A e nel punto D. Però per la legge di Stevino, all'interno di un serbatoio tutti i punti hanno la stessa quota piezometrica. Quindi per questo parlo di quota piezometrica del serbatoio, perché ho il punto A o il punto Q o il punto Z, se stanno all'interno dello stesso serbatoio, hanno tutti la stessa quota piezometrica. E quindi, vabbè, io però, diciamo, per oggi mi fermerei qua, perché mi sembra un po'. Sono qualche domanda.